Ecco, vedi. È geloso perché gli ho rubato il mestiere. Bentornati nel canale degli uomini d'avanza, Andrea e... Babbo Natale, come al solito. Babbo Natale, Babbo Natale. Allora, oggi vi proponiamo un'idea per stupire al cenone di Natale. Tu parla, io sto continuando a pensare agli ingredienti. Vabbè, comunque. Se non è che devi metterci tutto quello che è in casa, va bene quello che c'è sul tavolo. No, particolare, ho specchiato d'aglio, però. Faremo una tagliata d'uovo fresca, nel senso che faremo proprio l'impasto. Le galline, le uova. Le galline, si prende le galline. Le galline. Abbiamo la nostra macchinetta per impastatrice con cui faremo l'impasto e anche l'estrusore per fare quella tagliata. Basta che ci puoi mettere anche il frullatore. Link in descrizione per la macchinetta. Non c'è su Amazon. No, sì, c'è anche su Amazon. Quando Amazon ci pagherà, metteremo il link in descrizione. Comunque, l'estrusore faremo una tagliatella all'uovo fresca che condiremo con ragù di agnello. Ragù di agnello fatto in casa, sì, perché quella macchinetta c'è. L'agnello è fatto in casa. C'è il tritacarne e faremo... Ah, macina carne. Macina carne, macinino, che tricchi del caffè. Il tritacarne e faremo il... un bel trito, un bel macinato. Macinato d'agnello con agnello fresco di allevatore di zona. Che è un pezzo del filetto. Alessio ha spolpato. Comunque, utilizzeremo del porro, del sedano, delle carote, un po' di pomodoro secco, della salvia, che metteremo qualche pezzetto, qualche fogliolina intera col ragù e qualcuna la triteremo insieme alla carne. Così come il pomodoro secco, lo metteremo a tritare insieme alla carne. E quindi abbiamo detto la pasta, salvia, pomodoro secco, pomodori, porro, sedano e carote, l'agnello ovviamente. E la pasta? Per la pasta faremo farina debole, un po' di semola e tre uova. Deve essere molto secca perché la andremo a utilizzare con l'estrusore. Farina debole, cioè? Farina a doppio zero. È debole perché? Perché evidentemente non mangia abbastanza. Guarda com'è bianca e anemica. Va bene, abbiamo fatto un brodo, nel senso che abbiamo... Sì, iniziato... con le ossa dell'agnello ho messo a fare il brodo, semplicemente come lo fate voi il brodo a casa. Prendete un pezzo di carne, ce lo mettete nell'acqua fredda, due verdurine. Da dove iniziamo? Tritiamo la carne per il ragù. Ci eravamo dimenticati di mettere la salvia, quindi l'abbiamo buttata dentro il tritacarne ora e la tritiamo con l'ultimo pezzettino di carne rimasto. E ora metteremo anche i pomodori secchi, visto che ce ne siamo dimenticati prima. A posto, fatti i nostri triti, iniziamo a fare sto ragù. Metti un po' d'olio. Non tanto, perché comunque l'agnello ha già il suo perché. Aggiungiamo al nostro olio delle foglie di salvia. E le lasciamo rosolare un pochettino che profumeranno il tutto. E ora andiamo ad aggiungere la verdura. Andiamo ad aggiungere la nostra carnina. Adesso abbiamo fatto evaporare l'acqua, purtroppo mi sono reso conto che non avevamo del vino, quindi andremo direttamente col brodo. Se avete del vino, fatelo sfumare con un po' di vino bianco. Ricordiamo sempre quella fetta della nostra audience, dei nostri follower che hanno birra e ci hanno scritto nei commenti anche vino. La fetta dei chimici, dici? Sì, quella fetta lì. Quindi ora deve cuocere. Esatto. Riabbassiamo leggermente la fiamma e lo facciamo andare a lungo. Esatto. Allora, nella planetaria gettiamo farina e semola.
Adesso piano piano facciamo scendere l'uovo. Non deve essere un impasto compatto, Anzi, deve essere molto granuloso come impasto, non deve essere né liscio né... Gli aggiungiamo un goccino d'olio, non moltissimo, che gli dà un po' di sapore. Questa è la consistenza. Non deve essere un impasto finito. Ok, deve essere anche molto granuloso. Finisce di fare il suo lavoro la coclea della macchina. Ok. Guarda. Perfetto. Sembra quasi un impasto di frolla più o meno. Una volta estrusa la pasta, fatta la tagliatella, prepariamo i nidi. Non va fatta subito questa cosa perché rischia di attaccarsi tutta la pasta, perché l'hai sentito come riscalda? Sì, fa uscendo nell'estrusore. Uscendo l'umido rischia di attaccarsi tutta. Aggiungiamo i pomodorini che daranno un po' di colore. Vediamo come il ragù si sta addensando, bellino, quindi siamo vicini alla fine della cottura. Ora lo facciamo andare con i pomodorini e nel frattempo mettiamo un po' d'acqua a bollire per gettare dentro le tagliatelle. Aggiustiamo di sale e pepe. Aggiungiamo una fogliolina di salvia spezzettata e il nostro ragù è quasi pronto. Poco olio nell'acqua per non far attaccare la pasta. Allora, questa è pasta fresca, non ha bisogno di molta cottura. Qui ci siamo, gli diamo una saltatina, poco olio a crudo. This is not a Christmas song, this is not a Christmas.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Finalmente la nostra pasta è pronta. Chi dà l'inizio alle danze? Sei proprio di quello. Tu parla. Quello che sai fare è meglio. Parla, dillo. Canale. Dai, TikTok. Dai. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, così siete, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Buon Natale. Rifate la nostra ricetta. Me la fai assaggiare anche a me? Prendi, è qui. Ho il bon ton. Quindi? Molto buono. La pasta è rimasta al dente. È bello saporito, la salvia. Ci sta. Farete sicuramente un figurone. È Natale. C'è che buono l'agnello. Cosa c'è di più natalizio dell'agnello? Silvio Berlusconi che dà da mangiare un agnello. No, quello è per Pasqua. Ah, è per Pasqua? Ok, scusate. Quindi, iscrivetevi al canale, campanella, seguiteci sui social. Buon Natale, buon anno nuovo. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Forse. Sì. Ciao! Se non mi viene un infarto.